adesso questa bella intervista dedicata a Daniele Liotti, che non si tira mai indietro quando è chiamata a parlare di sé, protagonista della fiction di Rai 1 Un'altra vita sullo schermo è Antonio, un uomo convinto di non meritare una vita migliore di quella che ha. Dopo aver studiato a Roma da avvocato è tornata a vivere a Ponza dove è nato. Una decisione, la sua, che vive come una punizione. Antonio nasconde una verità dolorosa e l'incontro con Emma, interpretata da Vanessa Incontrada, metterà in discussione tutte le due scelte. Daniele si è detto felice di aver potuto interpretare un personaggio così e viene chiesto a Daniele Liotti di Antonio, che è costretto dagli eventi a prendere una decisione fondamentale nella sua vita e nella sua vita di tutti i giorni. Per fortuna non si tratta di scelte difficili. Per come sono io, pur essendo istintivo, sono certo che una persona alla quale voglio bene non la abbandonerei mai. Di sicuro non mi rassegnerei a vivere una vita nella quale non sono felice, ma non sarei capace di allontanarmi da chi per me è importante. Sono cresciuto in questa maniera, vengo da una famiglia unita e i miei mi hanno insegnato ad essere generoso sempre, ma in particolare con le persone per le quali si provano sentimenti. Ho visto sempre i miei genitori sacrificarsi, io e i miei fratelli ne ho più di uno grande e più di uno piccolo, siamo molto uniti e questo si riflette nella mia vita privata, la mia compagna, ma questo vale anche per le compagne che ho avuto in passato, o mio figlio Francesco, per me rappresentano una priorità rispetto a tutto il resto. Daniele Liotti, questa fiction, che ha coinvolto molto a livello emotivo. Negli ultimi 2 anni mi ero dedicato al teatro, mancavo dal set da un po' e sono contento di essere tornato sullo schermo, questo sì. Per tanti motivi, il primo, non in ordine di importanza, è che finalmente ho lavorato insieme a Vanessa Incontrada. Ci eravamo sfiorati in passato e avevamo capito entrambi che avevamo voglia di partecipare allo stesso progetto. Questa fiction ci ha dato l'opportunità di farlo. Inoltre volevo tornare ad essere diretto da Cinzia TH Torrini, con cui avevo lavorato in passato. E poi, ovviamente, per poter interpretare un personaggio particolare come Antonio. Daniele Liotti, il tuo rapporto con Vanessa Incontrada. Lei è una donna meravigliosa, si mette in discussione ed è, come la vedete in televisione, una persona generosa, con una grande anima. Per me non è stata solo un'ottima compagna di lavoro, ma un'amica vita. La sua ironia è stata indispensabile nei mesi invernali, 6, che abbiamo passato a Ponza durante la scorsa stagione. È stato un periodo della mia vita molto. Daniele Liotti, ti preoccupi per il futuro di tuo figlio Francesco? Sì, perché a livello generale vita dei giovani, non solo mio figlio, non hanno più stimo. Con un dito sullo smartphone hanno accesso al mondo, ma non è un bene. Rispetto alla mia generazione, che non risale a secoli fa, i giovani di oggi vengono privati di forza di volontà, di capacità di impegnarsi. Bisogna anche capire, il sistema scolastico è lo stesso di 30 anni fa e non sta al passo con quello che cercano e di conseguenza trovano nella loro vita privata. Hanno tutti una grande capacità di aggirare problemi con fantasia, ma senza impegnarsi troppo. Dunque sarebbe opportuna una riforma del sistema scolastico, ma non voglio fare discorsi politici.